Ok, benvenuti nella pagina di Empathy Dog. Stiamo qui con Anna Masiero e siamo qui a registrare fare questa intervista perché ci tengo a raccontarvi io il metodo Empathy Dog, ma ci tengo anche che sia Anna stessa a raccontarvi quello che è stato il suo percorso, quello che è stata la svolta, quello che l'ha spinta anche a scegliere di seguire Empathy Dog, perché in molti hanno il dubbio di seguire i videocorsi a distanza, se possono essere utili, se possono riuscire ad avere risultati. Beh, Anna abita in Val d'Aosta, il centro cinofilo io ce l'ho a Cuneo, però come vedi i videocorsi possono arrivare ovunque e Anna ha potuto ottenere risultati anche seguendomi a distanza. Anna ha fatto una scelta coraggiosa perché comunque ha deciso di seguire anche il gruppo WhatsApp e quindi ha scelto di prendere un pacchetto più completo e che ha l'assistenza anche sul gruppo WhatsApp, diciamo H24. Ogni tanto dormo anche, però ha scelto di fare questo passaggio in più rispetto ad altri, quindi Anna è stata ancora più coraggiosa. Però tutto si può fare anche a distanza, perché? Perché come dico sempre, quello che fa la differenza non è solo il cane. Sì, il cane è una parte fondamentale nel rapporto tra uomo e cane, ma quello che è importante è educare la persona. Se non si insegna alla persona a comunicare con il cane, tutto diventa più difficile. All'inizio può sembrare strano, può sembrare impossibile, perché anche Anna all'inizio le sembrava impossibile riuscire a ottenere risultati a distanza. Poi invece piano piano con le dirette, con tutti i video che sono più di 106, che ne registro sempre nuovi, ottiene i risultati che vuole. Ovviamente seguita anche da me, dal gruppo e da tutto quello che è il mondo di Empathy Dog. Però mi avrai sentito parlare migliaia di volte, adesso voglio lasciare parlare Anna, facendole magari anche la prima domanda, che è ad esempio che cosa ti ha spinto a seguire il metodo Empathy Dog, che cosa ti ha portato a fidarti del metodo Empathy Dog. Allora, innanzitutto un ciao a tutti e rispondo subito alla tua domanda. Io mi sono ritrovata ad avere dei grossi problemi in quanto 4 mesi fa ho deciso di accogliere in casa una segugia che arriva da un canile del sud. È un cane, si è rivelato un cane pieno di problemi, di timori e di traumi che ha vissuto probabilmente nel passato, e mi sono ritrovata decisamente in difficoltà, seppur io avessi già un cane, avevo un Jack Russell che ha 3 anni. Pensavo di avere un buon rapporto col mio Jack Russell, in realtà mi sono accorta che non avevo quello che io realmente desideravo nel profondo proprio di realizzare, ovvero avere proprio un rapporto di armonia totale sia in casa e soprattutto fuori. E quindi niente, insomma, tra l'insoddisfazione, diciamo, del rapporto non completo verso Miro, che è il Jack Russell, e i problemi arrivati con Eva, che è la segugia che arriva dal canile. Ho iniziato a fare delle ricerche per risolvere appunto i miei problemi e casualmente ho trovato in rete Empathy Dog. Ho iniziato a osservare e a seguire un po' quello che Christian cercava di trasmettere e di insegnare. E più lo ascoltavo, più dentro di me cresceva un qualcosa che mi diceva: Anna, questo è quello che ti manca, questo è quello che ti serve per arrivare dove tu avevi in mente di arrivare. Mi sono subito iscritta al corso e mi sono buttata a capofitto a studiare il materiale che Christian ci mette a disposizione, che veramente un gran malloppo di informazioni, di nozioni, di competenze che se noi
le seguiamo veramente e ci crediamo e applichiamo per filo e per segno tutto quello che questo metodo ci insegna, e ovviamente ho avuto anche un gran sostegno proprio diretto di Cristian, una grande disponibilità, tantissima pazienza, perché insomma, quando noi che non siamo capaci ci troviamo in difficoltà, ci troviamo magari a volte a fare delle domande, magari tra virgolette considerate un po' stupide, però sono tutte cose importanti che in 3 mesi che io applico il suo metodo mi hanno portata veramente già a raggiungere due importantissimi obiettivi che avevo, sia uno con Miro e uno con Eva, e questo può essere solo per me l'inizio di un grande percorso che intendo fare tutta la vita con i miei cani. Allora, nello specifico, appunto, Eva. Aspetta, Eva, aspetta. Sì, Eva, Sì, scusami. lo parto, poi parlo. Non ti preoccupare, tranquilla, io ti blocco. Poi Però taglio. tu prima mi hai detto che avevi dei problemi con Miro, o meglio, pensavi di avere un buon rapporto, però non era proprio quello che tu vivevi. Che cosa pensavi del rapporto con Miro e soprattutto che cosa pensavi del rapporto che si deve avere con un cane, perché spesso le persone pensano che avere un rapporto con il cane sia solo legato all'ubbidienza, oppure sia solo legato al discorso che, ok, il cane in casa non mi fa danni, non mi distrugge niente, non mi fa la pipì, non mi sporca, non crea problemi, quindi vuol dire che va tutto bene. A volte sì, può essere legato anche a questo discorso, ma a volte no, perché ci sono persone che in casa il cane è tranquillo, sembra finto, quando escono il cane non riescono più a gestirlo. Oppure fuori fa i disastri, insomma, sappiamo le problematiche quali sono, possono essere tutte e nessuna, però il discorso è proprio che le persone si fissano sul fatto che in casa il cane non fa danni, quindi è bravo. Qual Allora, era il tuo pensiero? il mio pensiero era questo. Allora, io con Miro, facendo diciamo il fai da te, quindi prima di conoscere il metodo di Empathy Dog, io il mio desiderio era raggiungere con il mio cane un rapporto proprio di totale empatia, poi in fondo, no? Proprio quello che mi sta dando questo metodo. Però da sola non avevo le competenze, io ero riuscita sia a vivere bene in casa, a gestirlo discretamente bene in casa, ma per esempio con lui fuori di casa era veramente difficile, nel senso che non ascoltava bene tutti i miei comandi, e soprattutto in passeggiata era una cosa non piacevole. E quindi andava anche questo poi a limitare il nostro rapporto, perché io ero arrivata magari a dire non vado lì perché lui tira, perché lui qui, perché insomma mi creava veramente un sacco di problemi, aveva problemi, difficoltà anche nel socializzare, e più che sue le difficoltà ho capito in seguito che i problemi erano i miei e gli errori sono stati i miei. Eh sì, Però è sempre così, no? Perché come hai detto tu adesso, ah, non riesco a gestire quella situazione, magari Miro tira o fa il birichino in qualche determinato posto, al bar, per farti un esempio, e non vado più lì. certo. Però quello che purtroppo a volte è difficile far capire, Miro aveva 3 anni, e ha 3 anni, no? Mi hai detto perché. Andrea. O risolvi il problema, o passi 10 anni a vivere una vita di rinunce. Certamente, infatti io sono felicissima di aver trovato questo metodo perché in 3 mesi che lo applico devo dire che mi ha cambiato già totalmente la vita, e sono sicura che se me l'ha cambiata così tanto in 3 mesi può solo andare meglio da qui in poi. Con Miro posso dire che comunque ho lavorato molto anche su questo problema, e io adesso sarà già un buon mesetto che finalmente vado a passeggio con il mio cane.
e ho il piacere di farlo e ho soprattutto la libertà di nuovo di dire vado dove voglio, perché riesco a godermi il momento, perché anche Miro poi vedo che diventa una cosa a catena, no? Che se la cosa funziona, la comunicazione che ci viene insegnata in questo metodo funziona, perché questo metodo funziona, diventa una cosa che poi va avanti anche un po' da sola, non so, noi dobbiamo veramente solo concentrarci a imparare quello che è bene il metodo e applicarlo bene, poi i risultati arrivano sicuramente. Io adesso con Miro passeggio veramente felice e serena, proprio che non me lo sarei nemmeno mai aspettato. E questo è il bello, no? Il bello è riuscire a rilassarsi e a godersi il rapporto con il proprio cane, anche perché se no uno che cosa si prende il cane? Per vivere male, per avere ansia, per avere paura, per non goderselo al bar, al ristorante, in passeggiata, insomma, per non fare nulla. E il discorso che penso che sia stato, magari tu mi dai la conferma oppure no, però la cosa più difficile è far capire alle persone che non serve né cibo e né grandissime punizioni per educare il cane. Alla fine è vero, magari ci puoi investire un mesetto in più o due in più, ma che poi alla fine non li investi quel mese in più, perché a differenza del classico metodo, quello del bastone e la carota, o del cibo e la strattonata al guinzaglio, come si usa ancora purtroppo, è che tu impari a fare un'azione meccanica, stop. Quindi sì, il cane si siede già, lo sa già fare, il cane sa già fare il cane da solo, quindi si siede, si mette a terra, rotola, salta, mangia, fa la pipì, fa la cacca, fa tutto da solo il cane, no? E noi gli insegniamo a farlo a comando, come se fosse un giocattolino. Ed è questa la differenza. Cioè, non è tanto riuscire a, che poi sia importante fargli fare gli esercizi al cane, il seduto, il terra, il resto, il vieni e quant'altro, oppure fermarlo quando corre dietro caprioli o animali selvatici in giro. Il discorso però è imparare come, tra virgolette, automatizzare questo metodo, questa comunicazione in qualsiasi momento della giornata, così che arrivi a fare gli esercizi anche senza farli. Quindi anche tu, Anna, quando hai iniziato il percorso eri magari ancora legata al vecchio classico metodo e puoi aver fatto un po' di fatica a cambiare, no? A pensare che ok, il cane non è solo esercizio, non è solo obbedienza, ma è comunicazione, crea un rapporto. Insomma, questa è un pochino la differenza del metodo Empathy Dog rispetto ai classici metodi. Si parla solo di comunicazione e di creare un buon rapporto. Poi, ovvio, tutti gli esercizi, tutte le cose servono per creare e per rafforzare ancora di più questo rapporto. Esattamente. Io quello che ho proprio imparato e sto ancora imparando, perché avrò sempre da imparare, è proprio riuscire a comunicare. Questa cosa che mi mancava era... Sì, gli davo gli ordini, gli avevo insegnato alcune cose, i comandi, eccetera, però... Dentro di me avevo la sensazione come se mi mancava qualcosa, perché io col mio cane volevo proprio cercare quello che adesso sto trovando, cioè un legame vero, una comunicazione vera, un saper parlare quasi come normalmente uno fa con una persona, e con il cane devi sapere come parlare, e quando lo sai tu riesci a comunicare col cane e lui ti risponde a modo di cane, però ti risponde, e questo imparare a comunicare poi alimenta tutta una serie di cose che fa sì che poi applicando sempre costantemente ogni giorno tutto quello che ci insegna questo metodo, alla fine sembra quasi che le cose vengono fuori da sole. Non è così, perché dietro c'è un lavoro, c'è un impegno, c'è la costanza, ci sono tante cose, e soprattutto quello che dico io, bisogna crederci veramente e impegnarsi veramente, perché se uno fa le cose, prende le cose, magari anche questo metodo, sotto piede, così, alla leggera, magari non ottiene quello che invece potrebbe ottenere, perché quello che posso dire personalmente
oggi è che questo metodo veramente funziona, funziona, funziona. Una sola parola per me dice già tutto, perché funziona, non c'è niente, cioè non funziona. Sai cosa? Questa cosa è proprio questa, che il metodo funziona, e oltretutto quello che a me personalmente piace, che segue anche proprio la natura di quello che è il cane. Sì. Perché noi forse siamo abituati a ragionare come gli umani, ma se vogliamo avere un buon rapporto con un cane dobbiamo sapere rapportarci come va fatto. Come comunica il cane. Ma è come dico sovente, è un po' come se tu non sai l'inglese, non sapessi l'inglese, no? E andassi in Inghilterra e dovessi impararlo, questa lingua nuova. Ovviamente all'inizio fai fatica, perché devi pensare, tradurre la parola dall'italiano all'inglese, cercare di mettere la frase, una frase compiuta che abbia un senso, e poi parlare, dirla. E questo è lo stesso significato, cioè noi, il cane si impegna a imparare e a comunicare con noi, a leggere i nostri movimenti, anche perché il cane sa più di 2000 movimenti stati d'animo nostri, riesce a riconoscere più che sa. Anche se uno scienziato ha insegnato più di 1000 parole a un border collie, ma a voi non servono, perché non servono neanche a me, essenzialmente. Il cane sa da 50 a 300 parole, impara, ma quando tu nella tua vita quotidiana ne usi 20, 30, perché ne stai già usando tante. Ma la differenza sta proprio nell'imparare questa lingua, che è il cagnesco, o il canino, come dir si voglia, o come uno lo voglia chiamare, e una volta che l'hai imparata, che l'hai appresa, tutto diventa più semplice. È un lavoro un po' più di costruzione all'inizio, e poi, tra virgolette, vivi di rendita dopo. Invece, lavorando con il classico metodo, sarai sempre obbligato ad andare in giro con i premietti in tasca, o ad avere sempre l'ansia e la paura che tu non riesca ad ottenere un risultato, perché se finisci il cibo il cane non ti ascolta, oppure ti hanno insegnato, che ne so, che quando trovi un cane devi dargli cibo, così aumenti tutta la sua ansia. Insomma, sono tante le cose che purtroppo si sentono in giro e che fanno la differenza. Invece, come diceva anche Anna, più si sta nella natura del cane, più si segue la sua natura e più si hanno risultati. E Anna, prima ci hai un pochino anticipato i problemi che avevi con Eva e con Miro, e adesso che risultati hai ottenuto? Che poi mi sembra, se non mi ricordo male, da settembre, ottobre, che segui il metodo? Praticamente dal 30 ottobre io ho iniziato il corso. Ok, quindi sono quattro mesi. Tre mesi. Che sì, è 30 ottobre, novembre, dicembre, gennaio. Tre mesi. E in tre mesi che cosa sei riuscita a risolvere? Quali problemi hai risolto? Allora, io in tre mesi con questo metodo sono riuscita a risolvere sicuramente la passeggiata al guinzaglio con Miro, perché lui tirava veramente come un treno ed era faticoso uscire a passeggio al guinzaglio con lui, tant'è che rinunciavo anche proprio alle uscite al guinzaglio, lo andavo via dove potevo lasciarlo libero, però non ero soddisfatta. Questo con lui l'ho diciamo risolto, sicuramente c'è ancora anche da lavorarci, da migliorare, da affinare, però io già passeggio. E per me questo è già aver raggiunto il mio obiettivo. Poi il migliorare va sempre bene. Con Eva, appunto, essendo un cane che arriva dal canile dal sud, avendo veramente dei problemi grossi, anche gravi, per farvi un esempio, io appena l'ho presa la prima settimana, solo se la guardavo tremava, cioè era un po' a questi livelli di terrore. E aveva problemi, diciamo, a passeggio, si incontrava un cane, si incrociava una persona, abbaiava, si spaventava, aveva paura delle macchine, eccetera. E il problema, diciamo, principale, più grave, più grosso che io ho dovuto affrontare con lei, che è quello poi anche che mi ha fatto muovere e per fortuna trovare il metodo Empathy Dog, è stato il suo problema dell'ansia dell'abbandono.
Ovvero io ogni giorno che dovevo assentarmi da casa, lasciare Eva da sola per andare a lavorare, per uscire un'ora a fare la spesa, per uscire anche solo 10 minuti per fare qualsiasi cosa e dovendola lasciare da sola, lei andava in crisi, ululava, abbaiava e faceva danni, mi ha strappato tende, mi ha fatto danni di ogni genere in casa. E quindi questa cosa a me ha creato, insomma, parecchi problemi. E Immagino. però applicando sempre questo metodo bene e con impegno, perché è ovvio che, insomma, con dei problemi così non si può magari pretendere di avere un risultato immediato, però le mie aspettative non erano così rosee, nel senso che pensavo di risolvere molto più con molto più tempo questo problema. In realtà io dopo 2 mesi già ho iniziato a vedere Eva che piangeva di meno e faceva meno danni. Adesso che siamo al terzo mese, io posso dire felicemente che io quando devo uscire di casa lo faccio veramente tranquilla e serena, non ci penso neanche più. Lei non fa più assolutamente un grido, un'ululata, non fa più un danno. Ho rimesso le tende, ho rimesso tante cose che avevo dovuto togliere, e per me questo, oltre che essere un gran risultato, una grande soddisfazione, è uno stimolo comunque a continuare a lavorarci, perché comunque vedere un cane che mi arriva in quelle condizioni, con tutti questi problemi, e 3 mesi dopo poter dire io tocco già il cielo con un dito perché abbiamo fatto un cambiamento inaspettato, la parola giusta direi che è inaspettato, non me lo aspettavo neanche io. Mi viene solo da dire a tutti voi che ascolterete queste mie parole, credeteci, perché il metodo Empathy Dog veramente funziona e non ci sono tantissime altre parole da aggiungere. Perché il funziona dice secondo me tutto. Dietro ci stanno degli impegni, ci stanno delle fatiche, dei sacrifici, però penso che chi ha un cane, il suo obiettivo sia comunque viverci bene, e se uno si cresce, ha voglia di crescere, ha voglia di impegnarsi, i risultati sicuramente con questo metodo sono garantiti al 1000%, non al 100%, proprio Sì. perché secondo me anche è basato sulla naturalezza di quello che è il cane. Io questa cosa qua, di questo metodo, l'ho apprezzata molto, perché in vita mia ho avuto in famiglia anche sempre dei cani e non ho mai fatto dei corsi proprio per quel motivo lì, perché avevo la sensazione che non era quello che cercavo. Io cercavo proprio un rapporto vero col mio cane, un poter guardarlo, capirlo, un poter aiutarlo nel modo corretto, un poter avere le competenze per poterlo guidare e seguire nel migliore dei modi. Poi siamo umani e sicuramente qualche Sbagliare, errore lo ci sta. facciamo, Però però io questo metodo proprio lo consiglio al 100% perché sono strasoddisfatta. sai, Anna, mi collego a quello che hai detto adesso. La differenza sta proprio nel fatto che imparare questo metodo ti dà la possibilità di creare un rapporto con il proprio cane. E io vedo il rapporto con il proprio cane non diverso da quello che puoi avere con un amico, un parente, un familiare. Ovviamente il cane rimane un cane, e qua lo dico, lo sottolineo, lo metto in grassetto, in grande, il cane è un cane e va trattato come un cane. Punto. Non vuol dire maltrattarlo, ma vuol dire rispettarlo. Però non è né più né meno di un rapporto che puoi avere con una persona, con tuo marito, tua moglie, tuo amico, tua figlia. Perché se non costruisci il rapporto, se non dedichi del tempo, se non dedichi del tempo di qualità e se non impari anche
a guardare il cane con gli occhi del cane in questo caso, no? E quindi a capire che cosa serve a lui, come puoi pensare di ottenere un buon rapporto? Come puoi pensare che il cane ti segua solo perché gli dai un pezzettino di booster e lo sgridi ogni tanto? Certo, la sgridata ci sta, il premio ci sta, io preferisco fargli capire quanto sono felice e soddisfatto di quello che ha fatto, piuttosto che riempire la sua bocca di cibo. Ma il discorso sta proprio nel fatto che se tu hai un figlio e, che ne so, gli piace andare al mare e tu lo porti sempre in montagna, alla fine non fai il bene di tuo figlio, fai il tuo bene o quello che ti interessa a te. Ovviamente ci va sempre una giusta via di mezzo. E in questo metodo c'è solo la comunicazione con il cane, tutto quello che è i principi etologici, i bisogni essenziali e le competenze che dobbiamo avere noi esseri umani per primi per riuscire a capire come interagire nel migliore dei modi con il proprio cane. È un po' quello che ha fatto Anna, che te l'ha raccontato adesso, ma è anche un po' quello che hanno fatto oltre 3.300 persone che da quando ho creato il metodo Empathy Dog hanno iniziato a seguirmi. Raccontato da Anna e dalla sua esperienza ha anche tutto un altro significato, perché hai sentito, cioè l'ansia d'abbandono è una problematica non da poco, ci sono alcuni cani che arrivano anche ad autolesionarsi e il fatto di risolvere il problema come per Anna, sì, il cane ti fa danni, va bene, ti girano le scatole perché le tende, una cosa mangiata, il divano mangiato, sono soldi che butti via, ma non sono solo i soldi che contano, quello che conta è proprio uscire, tu sei in ansia. Torni a casa, tu sei in ansia. Quello che crei e vivi con il rapporto con il tuo cane è ansia, perché arrivi a casa e dici che palle, sto cane mi avrà già di nuovo distrutto qualcosa. E in ogni caso, se ti distrugge qualcosa, non è che è cattivo e ti fa i dispetti, è semplicemente perché ti sta mostrando un suo disagio ed è un tuo compito, un tuo dovere aiutarlo. Perché tutti amiamo i cani, ma in pochi sono disposti a fare il sacrificio come ha fatto Anna, come hanno fatto altre persone, perché comunque ti rendi conto che c'è un qualcosa che ti manca. E imparare a colmare questo vuoto e questa lacuna e imparare queste competenze, sì, ti fa risparmiare soldi in tende distrutte, ti fa risparmiare soldi in cose mangiate dal cane, ma soprattutto fa stare meglio il cane e di conseguenza stai meglio anche tu. Se no, che cosa lo prendiamo a fare un cane alla fine? Giusto, Anna? Giustissimo, sono d'accordo al 100%, sì, sì, sì. Perché avere un cane vuol dire anche amarlo, vuol dire rispettarlo, ma vuol dire aiutarlo, anche, cioè, lo ha detto anche Anna prima, e lo dico sempre, lo dico in tutti i miei video, in tutte le mie, lo dico e faccio una testa tanta così, perché è fondamentale questa cosa, non si può pensare di, tieni, prendi il booster e vai via. È un po' come si fa adesso con i bambini che stressano, gli dai lo smartphone e vai, così ti levi dalle scatole. Però che cosa costruisci? Niente, bisogna fare un passo indietro e tornare un pochino nella natura e tornare ad apprezzare le piccole cose che sono quelle che fanno la differenza, perché solo così puoi creare un buon rapporto con il cane, impari a vederlo, impari anche solo a dire, a goderti della semplice passeggiata, che poi Anna, lei abita in Val d'Aosta, ogni tanto mi manda le foto e mette le foto sul gruppo di WhatsApp che ha anche di supporto, ed è fighissimo perché abiti in un posto spettacolare, però non è, un cane non può vivere sempre solo senza guinzaglio, se vuoi andarti a vedere il forte, come è già che il forte di Bard? Infatti, questo è un altro traguardo che ho fatto, che ho avuto con Eva, che per esempio questo dopo 2 mesi che applicavo appunto il tuo metodo, un giorno abbiamo deciso di fare una prova test, diciamo, dei suoi progressi rispetto alle sue paure, e in questo caso abbiamo lavorato molto per step, nel senso che prima abbiamo fatto le uscite con pochi stimoli in posti più tranquilli, poi abbiamo iniziato a frequentare magari delle stradine dove passava magari una persona ogni tanto, un animale ogni tanto, e un giorno io, osservandola comunque come si comportava, come la vedevo, ho sentito che poteva essere il momento di provare ad aggiungere uno step un po' più importante,
E abbiamo detto, oggi si va a fare una passeggiata al Forte di Bar, che è un forte qua vicino dove abito io, dove insomma è frequentato comunque da un luogo pubblico, quindi è frequentato da chiunque. E prendo i miei due cani, sono partita comunque con un pensiero positivo, pensando che sarebbe andata tutto bene, che Eva l'avrebbe fatto. Sicuramente nel migliore dei modi che avrebbe potuto. Scendiamo dalla macchina, attacco il cane al guinzaglio, ci incamminiamo, la camminata va bene, arriviamo nel luogo, diciamo, vicino al forte dove c'è questo paesino, dove c'è gente che va e che viene. Lei non ha abbaiato a nessuno. Siamo riusciti a camminare in mezzo alla gente serenamente. Siamo riusciti addirittura a entrare nel forte e andare dentro un bar, cosa che io non so se quel cane l'avesse mai fatto in vita sua. È vero che il momento dell'ingresso al bar per lei è stato un attimino, forse un momento più stressante, ma in realtà l'ha superato benissimo. Noi siamo riusciti a sederci nell'ultimo tavolo che c'era libero perché quel giorno, tra l'altro, era pieno di gente. Ci siamo messe tranquille, io, Eva e Miro, e ci siamo bevuti il nostro caffè con calma e ce ne siamo andate via felici. Siamo tornate indietro, siamo ripassate in mezzo a tutta la gente che circolava e siamo tornate a casa a festeggiare perché io ero veramente soddisfatta. Ogni giorno noi cerchiamo di fare qualcosa in più. Ci saranno dei momenti magari di pausa, insomma, cerchiamo di trovare un po' gli equilibri strada facendo giorno per giorno, però devo dire che anche questo per me è un traguardo Fantastico. veramente grandioso, perché io non dimentico Eva il primo giorno che è arrivata a casa e quanto tremava solo nel guardarla. Quindi solo per farvi immaginare come era il mio cane 3 mesi fa e come oggi che posso già andare in giro di qua e di là senza esagerare, ovviamente, perché per me il primo punto importante verso Eva è veramente non forzarla, veramente raggiungere tutto con i tempi giusti. Poi magari qualche piccola, 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 piccola forzatura ci sta, ma È insomma, sempre obbligato. valutando Devi come. farle le forzature, perché se non le fai non ci sarà mai quel miglioramento. Però vedere il tuo sguardo quando hai raccontato la storia del forte era pieno di commozione, di Certo, perché felicità. lo è veramente, perché questo metodo, un'altra cosa, oltre che funziona, ti cambia la vita, perché oltre che essere bello. Perché ti permette di raggiungere un rapporto speciale, veramente vero, 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 proprio vero col cane. È proprio anche un metodo che insegna e fa crescere anche la persona. Perché comunque il fatto che io fino a ieri avevo dei cani, ma non riuscivo a parlarci, diciamo, comunicare la parola corretta, era una cosa. Oggi io ho ancora tantissimo, tantissimo da imparare, ma io vedo quotidianamente in casa, in alcune situazioni, che senza anche dire una parola, i miei cani mi capiscono, mi rispondono, e per me questo è bellissimo, è praticamente quello che io ho sempre cercato, quello che io ho sempre desiderato arrivare, perché per me vivere con un cane accanto significa questo. Significa proprio vivere nella to totalità della cosa, del rapporto. E io lo dico sempre, il cane è come un maestro sincero, onesto e schietto. Ti dice chiaro che cosa stai sbagliando, tra virgolette, sbagliando No, no, nel è rapporto. così. Però poi sta a noi capire se abbiamo voglia di migliorare e come migliorare. Insomma, le potenzialità ci sono. Ho creato tutti questi video tutorial, ma poi ci sono davvero mille possibilità come stage, come lezioni, insomma, c'è di tutto e di più.
per poter finalmente ottenere i risultati che ha ottenuto Anna, che hanno ottenuto anche altre persone. Semplicemente bisogna buttare nel cestino tutte quelle che sono le vecchie false credenze e i vecchi modi che si aveva di comunicare, di tra virgolette comunicare, di educare, di addestrare o di stare con il cane, per imparare semplicemente a godersi la vita di tutti i giorni, che poi alla fine è questo che fa la differenza, godersi la vita di tutti i giorni. Sì, sì, perché non è solo quell'ora che si va al centro cinofilo, si fa la lezione e tutti intorno che cammini e strattoni e dai il cibo e fai, tutto ha un senso. Secondo me aveva un senso 30 anni fa, oramai non ce l'ha più, e io ci sono passato facendo da cliente due corsi in questi due centri e ho capito che, come Anna, non era quello che desideravo, perché io avevo un'idea diversa del rapporto con il cane. A differenza di tanti, non mi sono mai demoralizzato, non mi sono mai dato per vinto, ho iniziato a studiare e alla fine ho creato un metodo Empathy Dog perché era quello che volevo io per me e per i miei cani, e poi mi sono accorto che alla fine era davvero quello che volevano tante persone, perché il cane fa parte della famiglia, e più riesci a godertelo e più riesci ad integrarlo nella famiglia, tutto è più bello, è tutto più divertente, è tutto più sereno. Quindi quando tutto è più sereno, qualsiasi cosa che fai la fai in modo più leggero, e il cane lo percepisce, perché il cane, essendo un animale, non facendosi mille seghe mentali, rimane molto più sensibile a tutti i nostri miglioramenti. E lo dico sempre, lo dirò sempre, e sarà l'unica strada possibile. Se vuoi migliorare il tuo cane, devi migliorare te stesso. Non c'è nessun'altra via per poter ottenere ed imparare il metodo Empathy Dog. Se vuoi migliorare il rapporto con il tuo cane, devi prima migliorare te stesso. Non puoi far diversamente. Questo è un pochino forse quello che spaventa le persone, perché cambiarsi e migliorarsi non è così facile. Cambiare, lasciare il vecchio per il nuovo, chissà che cosa avrai, chissà che cosa troverai, Anna ve l'ha spiegato, ci sono altre persone che lo hanno ottenuto, io per primo l'ho ottenuto, e lì dipende tutto da te, da quanto vuoi migliorare, da quanto ami il tuo cane, perché alla fine dipende anche davvero da quanto ami il tuo cane, da quanto sei disposto a fare per, io non direi migliorare, perché non la migliori solo la vita, da quando sei disposto a dare una svolta definitiva alla tua vita e a dire addio a tutti quei problemi che avevi 2 mesi fa e ad iniziare a divertirti. Quindi sta a te e a quello che vuoi per te e per il tuo cane. Le possibilità le hai, devi solo affidarti a un metodo testato e sicuro. Empathy Dog. Grandissima Anna, il mio interesse è vedervi felice con il vostro cane, quindi come ti ho detto poco fa, se non sei disposto a cambiare te stesso, questo metodo non fa per te, assolutamente non stare a spendere soldi, investire tempo, fatica, perché tanto non otterrai nulla, e oltre a non ottenere nulla farai perdere tempo a me e non darai la possibilità ad altri di avere i risultati come ha avuto Anna, perché bisogna prendersi le proprie responsabilità. Io ti mando un saluto, ti faccio fare un saluto anche da Anna, e continua a seguire la pagina, continua a seguire i video, che ci saranno sempre novità. Ciao da Christian. Un saluto a tutti e lo consiglio vivamente, se avete dei problemi con i vostri cani e volete veramente risolverli con la garanzia al 100%, se voi vi impegnate, voi siete disposti a cambiare e a entrare veramente dentro questo metodo, i risultati sono sicura che li ottenete.